Incidente frontale lungo la Triestina nel Veneziano, conducenti incastrati tra le lamiere, due i feriti. Vigile del fuoco, il presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, e il sottosegretario Candiani si sono impegnati a chiedere l'aumento dell'organico al fine di colmare le attuali carenze. L'esistenza pubblico ufficiale, richiedente asilo, arrestato a Treviso, addosso aveva anche della droga. Era tranquillamente in vacanza, ma su di lui pendeva un mandato di arresto europeo, un russo è finito in manette a Bivione. Pordenone legge, dal 19 al 23 settembre, torna in Riva al Noncello la festa del libro, sempre più internazionale. Oltre 600 gli autori per il festival dove la parola racconta il mondo. Ben ritrovati dunque con questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. Grazie ancora una volta, gentili telespettatori, per aver scelto la nostra emittente televisiva. Erano questi alcuni dei principali titoli, i titoli più importanti del telegiornale che andremo ad analizzare ed approfondire tra qualche istante. Avete sentito, la giornata è stata caratterizzata dagli incidenti stradali. Vi racconteremo anche di sinistri che si sono poi verificati nell'ex provincia di Udine, nel Veneziano, a Pordenone stessa. C'è stata poi la visita ufficiale del sottosegretario Candiani in regione, si è discusso un tema molto importante che abbiamo tra altre cose già affrontato, quello della carenza d'organico per quanto riguarda i vigili del fuoco, rassicurazioni che comunque sono arrivate in termini proprio di assunzioni. Parleremo anche di questo ricercato internazionale che era candidamente appollaiato nella spiaggia di Bibione, che per fortuna insomma è stato rintracciato ed arrestato, e poi giù il velo all'edizione 2018 di Pordenone legge, il festival forse più importante per quanto riguarda la destra Tagliamento, un festival importantissimo non soltanto a livello regionale ma a livello internazionale. Saranno oltre 600 i protagonisti di questa kermesse del 2018. Andiamo per punti e per ordine. La domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente: il vescovo Nogaro, moschee al posto di chiese per salvare i migranti. Siete d'accordo? Sì, soltanto il 4% di voi, no invece il restante 96%. La domanda che invece vi proponiamo in questa edizione, beh, sarebbe insomma, lui è un giurista, poi l'avremo anche qua, no? Magari anche una battuta la faremo fare anche a lui, al professor Cevolin, riguarda la Cassazione, ma abbiamo anche poi l'avvocato Gerin, quindi abbiamo proprio insomma l'elite dei giuristi e dei legali. Allora, secondo l'ultima sentenza della Cassazione, la frase "che venite a fare qua, dovete andare via" se rivolta a cittadini extracomunitari può assumere i caratteri dell'odio razziale. Allora, la leggiamo assieme e poi continuiamo con la spiegazione. Migranti, la sentenza della Cassazione, dire "vai via" e odio razziale. Siete d'accordo? Si legge nella sentenza depositata oggi, emessa nei confronti di un 45enne imputato, il cui ricorso poi è stato respinto, che era stato condannato per concorso in lesione ai danni di due stranieri. Nella condanna praticamente i giudici hanno aggiunto la finalità di discriminazione razziale. Quindi questo individuo aveva detto proprio a un richiedente asilo "che vieni a fare qua, vattene". Insomma, è arrivata alla stangata la sentenza e dice "è odio razziale". Cosa ne pensate? Siete d'accordo? SMS, WhatsApp, l'email telepordenone@iol.it, dove potete mandarci anche, ve lo ricordo, le segnalazioni. Già le prime sono arrivate. La settimana prossima io e Agnese saremo in quel di Zoppola perché c'è qualcosa che non quadra, ci è arrivata proprio la telefonata nelle scorse ore. Ci potete vedere anche in streaming sul sito telepordenone.tv, punto di riferimento sempre più per gli internauti invece la pagina Facebook TPN Emissione Televisiva e la pagina Instagram. Dunque, apriamo il telegiornale. Fuoriuscita autonoma quest'oggi attorno alle 12.30 a San Giorgio di Livenza. Siamo nel comune di Caule, lungo la SP42. Vedete anche questa foto, un motociclista del posto, 21enne, ha perso il controllo della due ruote, una Yamaha, finendo a terra riportando diverse ferite. Sul posto è atterrato anche l'elicottero del SUEM 118, proveniente da Treviso. Oltre un'ambulanza da Caule, il ferito con diversi politraumi è stato stabilizzato all'ospedale di Portogruaro e poi condotto a San Donà di Piave in codice giallo e con ferite di media gravità. Quindi insomma, codice giallo proprio significa aver riportato ferite abbastanza importanti, ma non si è in pericolo di vita. Incidente frontale lungo la Triestina, siamo nel Veneziano, conducenti incastrati tra le lamiere, due i feriti.
Attorno alle 6 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 14 Triestina in località Montirona, Venezia, per lo scontro frontale tra due auto, una Renault Megane Space ed un Alfa Romeo. Feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Mestre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due autisti con cesoie e divaricatori idraulici. I conducenti erano rimasti bloccati al rispettivo posto di guida. I feriti sono stati stabilizzati dal personale del SUEM 118 e portati in ospedale con diverse ferite. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di legge e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Una donna di Fiume Veneto di 58 anni è rimasta ferita nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale che si è verificato all'altezza della rotatoria del Meduna tra via Udine e via Pra, siamo a Pordenone. Per cause che sono al vaglio della polizia locale, il motorino Piaggio Ciao, sul quale proprio la donna era in sella, è stato urtato da un furgone condotto da un 22enne di Cordenons. La 58enne è caduta a terra e almeno all'inizio sembrava che le sue condizioni fossero molto gravi, per questo è stato allertato l'elisoccorso. Sul posto è arrivata subito un'ambulanza del 118, il personale sanitario dopo aver prestato le prime cure ha pensato bene di trasferire la donna all'ospedale di Pordenone, le sue condizioni non sono serie, avrebbe riportato varie contusioni oltre a numerose escoriazioni. Mentre stamattina alle 11:15 in via Oberdan di fronte all'autostazione si è verificato, lo vedete anche in questa foto, un altro incidente, si è trattato di un tamponamento tra tre vetture, una SAB condotta da un 67enne di Fiume Veneto ha tamponato una Seat Altea al volante della quale c'era un 47enne di Pasiano che a causa del violento urto è finita contro una Ford Fiesta guidata da un 54enne, anche lui di Pasiano. Questi ultimi due sono rimasti leggermente feriti e sono stati soccorsi da personale del 118. Traffico rallentato a Pordenone, soprattutto attorno al ring, rilievi da parte della polizia locale. Si parlava sempre più di esodo, vacanze che ormai sono alle porte, le previsioni di Autovie Venete per quanto riguarda il fine settimana indicano per la A4 un aumento dei transiti già dal pomeriggio di domani, venerdì 13 luglio, soprattutto in direzione Trieste. Altrettanto intenso durante la giornata il flusso in A57 tangenziale di Mestre, Bollino Rosso per sabato 14 con traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste in entrambe le direzioni di marcia con possibili code e rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste-Lisert e in prossimità degli svincoli in direzione mare. Anche sull'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio si prevede traffico sostenuto in particolare al mattino in direzione Palmanova. Stessa situazione sulla A57 tangenziale di Mestre, più tranquilla la giornata di domenica 15 con transiti elevati in entrambe le direzioni di marcia sulla A4 Venezia-Trieste, mentre sulla A57 sarà la carreggiata in direzione Trieste, quella maggiormente trafficata. Incidente stradale verso le 12 di oggi, siamo a Ronchis, non lontano dalla Tisana, scontro, vedete in questa immagine, auto contro camion, nel violento impatto entrambi i conducenti, una ragazza del luogo e l'autista del mezzo pesante sono rimasti feriti in modo grave, trasportati nel vicino nosocomio. Dalla dinamica pare che la ragazza, la guida dell'auto, per una mancata precedenza si è messa sulla strada principale senza però accorgersi dell'arrivo del mezzo pesante. L'autista per evitare l'impatto ha sterzato sulla destra finendo poi fuori strada. Per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lignano coadiuvati da un'autogru giunta dal comando provinciale di Udine. E abbiamo parlato di viabilità da Bollino Rosso e vediamo però il meteo che ci riserva per i prossimi giorni. Marcellino Salvador, prego. Buonasera, per quanto riguarda le previsioni, per questa notte c'è la possibilità che si formi qualche rovescio, qualche temporale ancora sulla regione, poi domani mattina comunque ci sarà un miglioramento con cielo sereno poco nuvoloso in pianura e sulla costa, in montagna bel tempo al mattino. Poi dal pomeriggio ancora in montagna sarà possibile qualche rovescio, qualche temporale, mentre in pianura farà caldo, si andrà probabilmente sui 30-31 gradi di massima, sulla costa intorno ai 27-28 gradi con venti di brezza. Per la giornata di sabato bel tempo sulla regione, ma nel pomeriggio ancora qualche rovescio, qualche temporale in montagna, mentre su pianura e costa questa possibilità sarà ben più ridotta, direi sulla costa sostanzialmente assente, con temperature che nel pomeriggio in pianura andranno verso i 32-33 gradi, quindi comincia a essere un po' caldo afoso,
sulla costa invece 20 di brezza con massime intorno ai 28-29 gradi. Per completare il weekend ci sentiamo domani perché il tempo abbiamo visto cambiare abbastanza spesso in questi giorni, quindi vi auguro una buona serata. Allora, ci ha raggiunto in studio il primo avvocato, lui è Sergio Gerin, avvocato esperto soprattutto di diritto bancario. Ben ritrovato avvocato. Beh, facciamo una continuazione rispetto alla volta precedente, so che appunto l'iter è andato avanti, ma facciamo un passo indietro, spieghiamo cosa è successo, ma soprattutto la continuazione. Sì, 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 allora ero venuto qui la scorsa settimana spiegando che la GSA, cioè la società di gestione delle attività della Banca di Vicenza, stava iniziando a mandare le diffide di pagamento ai creditori. Ma facciamo un passo indietro. Il 25 giugno del 2017 la Banca di Vicenza è stata dichiarata fallita. Qualche mese dopo Banca Intesa acquista tutti i rapporti contrattuali in bonis, nel mentre tutti i crediti deteriorati rimangono nella pancia del fallimento. Il fallimento cosa fa? All'inizio del 2018 cede tutti i crediti a questa società. Questa società è una società finanziaria specializzata nella gestione di crediti deteriorati e ha l'incarico di iniziare a recuperarli. Succede questo, qualche mese fa, un mese fa, due mesi fa circa, iniziano ad arrivare ai debitori dell'ex Banca di Vicenza, iniziano ad arrivare le diffide di pagamento. Tra questi creditori ci sono anche quelli delle famose baciate, cioè quelli che hanno acceso dei finanziamenti unicamente finalizzati all'acquisto dei titoli, i quali si sono visti il 25 di giugno del 2017 azzerare il valore dei titoli e oggi devono restituire i soldi. Ci sono diverse sentenze ai tribunali italiani che statuiscono anche la nullità del prestito perché finalizzato all'acquisto di azioni. La SGA va avanti a testa bassa e da corso a questi recuperi. Molto bene, avevo detto la scorsa settimana che da ricerche fatte la SGA altro non è che una società finanziaria di proprietà dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi lo Stato italiano sta chiedendo i soldi ai risparmiatori. Dunque, memore di quello che hanno fatto gli anni scorsi, ma anche adesso i politici italiani, e purtroppo mi devo riferire alla Lega, perché attualmente è quella che ha più sbandierato nei suoi pulpiti lo scandalo delle banche venete, la sua volontà di aiutare i risparmiatori. Adesso la Lega e il governo, che ho fatto io per conto di due associazioni di categoria di Pordenone, di risparmiatori di Pordenone, che sono Partita IVA Libera, che è un'associazione pordenonese di piccoli imprenditori, tra i quali molti caduti in queste truffe, e il Comitato per la tutela del risparmio. Ho scritto una lettera, un'email la scorsa settimana al presidente della regione Fedriga perché intervenga presso i suoi colleghi di partito che adesso gestiscono il governo, che sono parte del governo, e che diano corso appunto a quelle promesse che hanno fatto in campagna elettorale e anche l'anno scorso. Sono andato per ricordarne su internet e per esempio vedo una di Salvini del aprile 17 che dice Banca Popolare di Vicenza, chi sono i banditi che hanno fatto questo, il Parlamento non ha ancora approvato nessuna norma per salvare i risparmiatori, di questo tenore ce ne sono centinaia insomma. È facile parlare. Bravo, perché mi ha risposto qualcuno a questa lettera, a questa richiesta che ho fatto per conto di due associazioni di categoria alla politica friulana, dicendo guarda che il territorio pordenone e il territorio friulano, caro Presidente, ha avuto un depauperamento notevole da queste vicende. Niente, non è successo. Quanti niente. Quanti giorni fa l'ha mandata? L'ho mandata mercoledì scorso, una settimana. Cercheremo anche noi magari di pungolare. E quindi voglio dire, oggi io so che vengo qua di solito a parlare di sentenze, di cassazioni eccetera, oggi invece è un taglio un po' più politico perché devo francamente stigmatizzare il comportamento di questi politici che si commenta da solo, no? Immagino si commenta da solo, non serve che io dica di più. Questi vanno, quando devono prendere un voto, vanno in piazza a dire peste e corna di cosa faranno, eccetera, e poi quando invece si tratta di fare una cosa concreta, questa è concreta, perché basta dire tutti i risparmiatori truffati dalle baciate che hanno, questi risparmiatori non verrà
richiesto il rientro, tra l'altro in ossequio alle sentenze di tribunale. Niente. Questa è una cosa concreta che si può fare subito. Ecco, allora, amico leghista, amico orsetto leghista, dai corso alle promesse che hai erogato ai tuoi elettori. Terremo sicuramente monitorata la situazione, magari le ricordo, avvocato, pungolando anche chi grazie di dovere, no? Magari appunto il presidente, l'assessore che si magari anche occupa di bilancio, no? Vediamo insomma se riusciamo a creare un bel tavolo per un po' stanare questi grazie furbetti e magari per riportare la situazione alla normalità. Ci vedremo molto presto grazie anche con l'avvocato Gerin, che ringrazio. Beh, lui io non so più come chiamarlo, se professore, avvocato, ha mille ovviamente titoli di studio, gli va dato merito. C'è di fatto che lui è presidente del Limes Club di Pordenone, Udine e Venezia, il professor Guglielmo Cevolini. Beh, si parlava, giustamente ha citato l'avvocato, la politica interna, ma soprattutto parlando di geografia politica c'è la politica estera che attualmente interessa. Allora, da cosa partiamo? Dalla crisi catalana? Ma sì, prendiamo questo tema che diciamo, ha avuto oggi un avanzamento, nel senso che c'è stata la pronuncia del tribunale regionale tedesco, diciamo di un tribunale regionale tedesco, sulla estradizione dell'ex presidente Puigdemont, ed è stato escluso, la notizia è questa, è stato escluso il reato di sedizione, ribellione. È stato probabilmente parzialmente confermato la possibilità di estradizione invece per malversazione, cioè per un utilizzo del denaro pubblico in maniera probabilmente discutibile dal punto di vista strettamente spagnolo, probabilmente non da quello catalano. Però ecco, la novità un po' è questa, cioè che questa decisione di un tribunale tedesco influisce per certi versi anche sulle interpretazioni un po' delle questioni in Spagna, perché i membri della società civile incarcerati per ribellione e così via vedono un pochino messa in discussione questa posizione. Ecco, anche qui dobbiamo sempre dire una cosa: attenzione, quando opera il diritto invece che la politica, spesso si creano dei danni. Abbiamo visto prima per l'ambito delle banche, molto probabilmente per quella questione delle banche c'è la necessità anche di riuscire a superare qualche ostacolo, diciamo, dei vertici amministrativi di queste società che probabilmente espongono alla politica le problematiche in maniera tecnicamente discutibile, ecco, e quindi la politica poi magari è più lenta nel prendere le decisioni. Ecco, qui per quanto riguarda la questione spagnola, rapporto tra Catalogna e Regno di Spagna, dobbiamo prendere atto come la via giuridica, la via diciamo delle sentenze, la via dell'applicazione, anche qui poi sempre discutibile, per esempio dell'articolo 155 della Costituzione e così via, abbia portato in realtà in un vicolo cieco. Ecco. In certi casi, e questo è il caso, ma anche quello delle banche, anche quello diciamo un po' della situazione in Europa per certi versi dei migranti che ho sentito arriva all'ora del giorno, cioè la politica deve prendere decisioni quando si lascia io sono un giurista e quindi come dire, per me sarebbe grasso che cola tutto il fatto di diciamo il fatto che tutte le decisioni poi arrivino all'ambito giuridico, ma non è così. Sappiamo da un punto di vista professionale che non c'è diciamo miglior soluzione in una controversia che una transazione, che un accordo, perché quantomeno nell'accordo siamo noi a decidere. Quando ci si rimette a un giudice, ecco, c'è sempre un po' di alea, volenti o nolenti, per quanto si tenti di impostare in maniera scientifica le questioni giuridiche. Sempre il fatto, in molte decisioni, il fatto influisce poi sull'interpretazione della disposizione.
Questo è un grande insegnamento di Carl Schmitt, per esempio, proprio. Professore, lei giustamente così diceva, sono un giurista. Io ho promesso anche di interpellare brevissimamente, se Maurizio mi fa vedere anche la domanda di oggi, poi parliamo del premio Papa Hemingway e quant'altro. Abbiamo sentito prima, secondo l'ultima sentenza della Cassazione, la frase "che venite a fare qua, dovete andare via", riferita ai migranti, se rivolta a cittadini extracomunitari, può assumere i caratteri dell'odio razziale. Allora, anche qui sempre è importante il contesto dove è stata detta questa frase. Io non conosco la causa, quindi bisogna leggere gli atti. È sempre molto importante il contesto, il luogo dove è stata pronunciata questa frase, il rapporto tra i soggetti, se c'erano dei rapporti di carattere, diciamo, gerarchico, oppure didattico, oppure... cioè, quindi sono veramente molto diverse le varianti, per questo a volte queste sentenze ci sembrano, e a volte sono anche per certi versi, in contraddizione, tant'è vero che in certi casi poi bisogna arrivare a delle sentenze della Cassazione a sezioni unite, quando c'è un conclamato contrasto magari tra due sezioni, però ecco, sullo stesso tema più o meno. Però proprio l'attenzione va posta in questo caso al contesto nel quale queste frasi, per esempio anche una frase addirittura come sporco negro o negro non è stata considerata dalla Cassazione in alcuni casi un reato. Quindi attenzione, che dipende, perché sporco negro forse è più grave, direi, di vai via. Quindi ecco, attenzione che dobbiamo vedere sempre un po' il contesto, le carte e così via. Professore, tornando velocissimamente, perché stiamo sforando anche con i tempi, appuntamenti della sua associazione, avevamo rimasti l'altra volta col premio di Papa Hemingway. Sì, siamo anche la prossima settimana col premio Papa Hemingway come storia, il 20 di venerdì 20 luglio a Caorle, una lezione per i giovani giornalisti proprio sul caso catalano tra diritto e social media, e poi il giorno dopo invece ci sarà la consegna del premio Papa Hemingway, premio città di Caorle, a Lucio Caracciolo per la geopolitica, che come vediamo tutti i giorni influenza la nostra vita. Adesso abbiamo il vertice di Trump a livello NATO, poi Putin, poi anche con la May, cioè per la Brexit. Quindi per esempio per il rapporto, diciamo, il tema della Brexit influenza moltissimo gli italiani, perché molto probabilmente da marzo del 2019 inizieranno un po' di restrizioni per andare a lavorare nel Regno Unito. Grazie come sempre al professor Guglielmo Cevolin, presidente di Historia Limes Club Pordenone, Udine e Venezia. Ci vedremo con lui la settimana prossima. Cambiamo argomento, parliamo di Vigili del Fuoco, carenze strutturali per quanto riguarda l'organico in Friuli Venezia Giulia, le rassicurazioni del presidente Fedriga e anche del sottosegretario Candiani, oggi in Friuli Venezia Giulia. Noi dobbiamo potenziare il personale, o meglio, semplicemente ridare operatività piena al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, perché in questo momento rispetto alla pianta organica mancano persone e quindi manca servizio da poter erogare al territorio, e devo dire c'è anche un appesantimento di chi lavora nel Corpo Forestale delle Vigili del Fuoco non indifferente. Devo ringraziare il governo perché in modo tempestivo è venuto sul territorio in Friuli Venezia Giulia a capire queste criticità, e mi sembra che ci sia una disponibilità particolare soprattutto in relazione al fatto che la nostra regione è una di quelle che ha subito maggiormente i trasferimenti volontari. C'è chi ha avuto assegnazioni in Friuli Venezia Giulia, ma dopo è andato in altre aree del territorio nazionale. Noi quindi chiediamo ovviamente l'assegnazione di personale, ma anche che questo personale risieda e stia stabilmente in Friuli Venezia Giulia, perché altrimenti si tradurrebbe in un'illusione momentanea, ma dopo il problema si ripresenterebbe. Questa è una convenzione che in realtà viene fatta stanziando le risorse. In questo momento i Vigili del Fuoco si sono presi carichi, ma non ce la fanno ovviamente di fare questo servizio. Penso che la Regione invece debba esserci per garantirlo in modo pieno e in modo costante. Mi piacerebbe anzi espandere questa esperienza alle altre
alle altre forze che lavorano nell'emergenza, perché questo vuol dire dare risposte tempestive al cittadino e andare a superare anche quelle criticità che abbiamo ereditato ma che vogliamo risolvere con interventi concreti. Siamo arrivati sul territorio con la massima buona intenzione e soprattutto con la volontà di conoscere a partire da chi il territorio lo vive e non dagli uffici che sono lontani centinaia di chilometri come stanno le cose. Il Friuli Venezia Giulia ha delle sue peculiarità che debbono essere riconosciute sia in termini di complicazioni di territorio sia in termini anche di carenza di organico. E bisogna essere molto chiari, l'organico non può essere ripristinato periodicamente perché alla fine ci sono trasferimenti che poi svuotano ancora l'organico del Friuli. Quindi anche qui l'obiettivo è quello di trovare delle soluzioni che rendano effettivo l'impinguamento dell'organico. L'obiettivo poi condiviso col Presidente della Regione è quello di riuscire a dare un servizio integrato sul territorio. La partecipazione dei Vigili del Fuoco al NUE sta dando ottimi risultati e abbiamo intenzione di allargare il più possibile questo tipo di collaborazione. La certezza è quella che con le risorse che vogliamo mettere a disposizione con l'autunno ci sarà in Friuli certamente l'impinguamento del personale e anche a partire dal riconoscimento e dall'upgrade di alcuni distaccamenti da volontari a effettivi piuttosto che l'impinguamento delle strutture anche con i mezzi. Poi la visita di Candiani è proseguita nel pomeriggio di oggi al comando provinciale di Pordenone, dove ad attenderlo c'era il padrone di casa, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Doriano Minisini, assieme al prefetto Maria Rosaria Laganà e al sottosegretario all'ambiente Vania Gava. Agnese Nascimben ha avvicinato proprio Minisini e Vania Gava. Oggi siamo qui a Pordenone in attesa del sottosegretario all'interno Stefano Candiani, una visita che ho accelerato e ho voluto proprio perché come sottosegretario all'ambiente c'è una grossa condivisione negli intenti con i Vigili del Fuoco, perché il binomio tra ambiente e Vigili del Fuoco nelle emergenze, nelle alluvioni, negli incendi boschivi è un binomio antico e qua a Pordenone abbiamo un problema, un grosso problema con il distaccamento, con i distaccamenti dei Vigili del Fuoco, ma soprattutto con l'organico qui in provincia di Pordenone. Non si riescono a organizzare le squadre per coprire il territorio e quindi con la dichiarazione di Candiani questa mattina a Trieste e quindi l'assunzione di 1500 persone nel corpo dei Vigili del Fuoco, io credo che questa provincia, che è una provincia importante nella realtà del territorio del Friuli Venezia Giulia, debba essere coperta per le emergenze che possono succedere. Il comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone soffre di una carenza organica che si può definire attualmente gravissima, perché mancano all'appello circa una trentina di persone. Se poi mettiamo insieme anche l'ipotesi che si persegue da tanto tempo dell'attivazione definitiva del distaccamento di Sacile, ce ne mancano altre 30, quindi sono una sessantina. L'affermazione di stamattina che dice che ci sono assunzioni per 1500 unità, io auspico che una quota parte di queste unità venga assegnata a Pordenone. Il problema è che le assegnazioni avvengono, ma avvengono anche diciamo, i trasferimenti, nel senso che in agosto presumibilmente arriveranno 23 unità, ma in settembre si prevede che se ne vadano 16, quindi complessivamente non ci guadagna molto il comando di Pordenone. Io auspico che ci sia una, come si può dire, una revisione di questa tipologia di organizzazione, perché non tutti i comandi d'Italia dei Vigili del Fuoco hanno la stessa carenza organica, perché un comando dei Vigili del Fuoco agisce con la squadra tipo che è di 5 unità, un comando piccolo ha una sola squadra, un comando grande ne ha 10. Se a un comando grande manca una squadra ne restano 9, a un comando piccolo non resta niente. L'ex caserma Monti ha un progetto di costruzione di una nuova sede per la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Il progetto è finanziato, adesso stiamo andando avanti con tutta la procedura come si può dire, preventiva, tutti gli aspetti procedurali preventivi che permettono poi di mettere in cantiere la costruzione. È un'opera pubblica e quindi deve sottostare a tutte le regole della legge
di attuazione di queste, di questa tipologia di attività, che prevede tutta una serie di accertamenti preventivi che possono portare via anche un anno o due. Quindi diciamo che la parte più difficile di un'opera pubblica è questa. Se poi c'è il finanziamento, quando avremo concluso questa parte propedeutica, la costruzione, salvo imprevisti, avverrà in un anno e mezzo, e quindi, facendo i conti, diciamo che fra qualche anno avremo la nuova sede. Abbiamo sentito quindi dalle dichiarazioni di Minisini che purtroppo il comando provinciale di Pordenone non avrà questo organico così rinfoltito, ma la notizia ce l'abbiamo avuta proprio nelle scorse ore, e da il mese prossimo arriverà però la seconda donna vigile del fuoco in servizio permanente a Pordenone. Questa è la bella notizia che appunto c'è arrivata, al di là poi dei numeri, la notizia appunto che la seconda donna vigile del fuoco entrerà a far parte quindi di questa bella famiglia. Io vedo già in preview una bella foto che appunto i colleghi poi ci hanno mandato. Alle 17 si è verificato un incidente stradale ad Aviano in via Dante Alighieri. Due autovetture sono rimaste coinvolte, una delle quali si è rovesciata sul fianco. Un ferito trasportato all'ospedale di Pordenone, sul posto per i rilievi di legge i carabinieri della stazione di Polcenigo. E parliamo adesso di droga, sostanze stupefacenti, una piaga che purtroppo non conosce limiti e fine. Monsignor Angelo Santarossa, è così? Cioè, sarò questa sera telegrafico per non rubare il tempo a quelli che verranno dopo di me. Allora, ci parla tanto di crisi economica, crisi dei mercati. Bene, consoliamoci tutti. Perché se c'è un mercato che non entra in crisi, anzi aumenta ogni giorno il consumo e la vendita, è il mercato della droga. Basta che guardiamo un po' i telegiornali o i giornali, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ogni giorno sequestrano un chilo di hashish di là, 2 chili di cocaina, 3 chili di eroina, e ce n'è in abbondanza per tutti. Non è che questo ci deve spaventare, ci deve preoccupare il fatto che se facciamo del male alle giovani generazioni, perché le prime vittime sono i ragazzi addirittura all'età della scuola elementare, della scuola media, perché è inutile che continuiamo a dire droga leggera, droga pesante, il passo si comincia sempre con la droga cosiddetta leggera per arrivare poi alla droga pesante, perché gli effetti della droga leggera sono provvisori e bisogna cercare o si aumenta la dose o si migliora la qualità, e i soldi per comprare la droga si trovano sempre, si rubano dal portafoglio della mamma o del papà. Perché? Perché lo fanno anche i miei amici, i miei compagni, perché lo fanno anche gli adulti. L'uso di droga, di qualsiasi droga. E va bene, a voi, senza che vi spaventiate, dico le famiglie, i genitori, gli educatori, di droga si muore. La droga è un veleno. Dalla droga non si guarisce. Sono stato 15 giorni a San Patrignano da Muccioli per sentire la sua esperienza. Non si guarisce dalla malattia dell'uso della droga, come è difficile guarire quella dell'alcol o della sigaretta. E ne parlo per esperienza personale. Preoccupiamoci di non far ammalare la nostra gioventù, perché il nostro futuro di tutti è nelle mani delle nuove generazioni. Se si ammalano, se muoiono, non abbiamo nessuna speranza. Quindi ben occhi aperti, controllo del telefono, del telefonino, degli amici e dei compagni, senza fare i poliziotti. Se vogliamo bene ai vostri figli o ai vostri nipoti, cerchiamo di toglierli, tenerli lontani dal mercato della droga. Di droga si muore, non si guarisce. Grazie. Preciso e ovviamente molto così presente, sempre sul pezzo, Monsignor Angelo Santarossa. Ci vedremo la settimana prossima. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia e nei nostri studi. Da Monsignor Angelo Santarossa al presidente di GSM S.P.A., lui è Antonio Consorti, ben ritrovato dottore. Buonasera. Primi 6 mesi ormai sono andati, facciamo un po' il punto della situazione, il bilancio per quanto riguarda la sua società, da gennaio fino a giugno.
Beh, il bilancio è assolutamente positivo, siamo partiti il 2 di gennaio con la gestione del servizio riscossione dell'imposta sulla pubblicità, è un servizio con cui abbiamo lavorato gli ultimi sei mesi del 2017, siamo partiti in maniera preponderante, siamo partiti molto bene, tanto che oltre al comune di Pordenone a maggio abbiamo contrattualizzato per questo tipo di servizio anche il comune di Maniago. E sempre per questo tipo di servizio ci stiamo adoperando affinché altri comuni della provincia di Pordenone entrino da qua alla fine dell'anno e insomma il numero penso che arriverà alla fine a circa una decina. Siamo davvero molto contenti perché non pensavamo di iniziare in maniera così forte e concreta, invece insomma i risultati ci danno ampiamente ragione. Presidente, scusi, una domanda molto curiosa, cosa ci guadagna un comune a entrare a far parte della famiglia GSM? Ci guadagna il fatto che può beneficiare di tutta una serie di servizi che oggi stanno all'interno dello statuto e possono essere fatti in maniera economica, in maniera qualitativa, in maniera puntuale e dettagliata rispetto a quello che si trova oggi sul mercato. Noi siamo una società per azioni che lavora in house providing, quindi per forza di cose dobbiamo avere solo enti pubblici all'interno della nostra società e i nostri servizi sono rivolti esclusivamente a enti pubblici. Proprio per questo motivo siamo monitorati costantemente sia dai soci comuni sia da altre associazioni che costantemente valutano i nostri report e quindi di conseguenza i risultati che abbiamo, i risultati che otteniamo sono risultati concreti, risultati sul campo. Presidente, abbiamo analizzato i primi sei mesi, cosa si aspetta dai secondi sei mesi per concludere l'anno? A parte questa questione riguardante la gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, abbiamo in campo qualcosa di importante che riguarda la gestione della sosta, perché stiamo preparando un progetto per un nuovo ampliamento, quindi di conseguenza un nuovo multipiano. Stiamo preparando qualcosa di importante per quanto riguarda gli impianti pubblicitari di servizio. Ed è un capitolo questo nuovo che affronteremo nella seconda parte dell'anno, ma che darà dei risultati davvero straordinari, ma anche una immagine alla città di Pordenone davvero importante. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Grazie ancora al presidente di GSM SPA, Antonio Consorti. Grazie dottore per essere stato in nostra compagnia. Allora, adesso abbiamo un servizio, poi rientriamo e affronteremo poi un dibattito simpatico. Insomma, iniziamo anche questa carrellata, parleremo di donne, di violenza, di società. Prima però resistenza pubblico ufficiale, richiedente asilo arrestato a Treviso, addosso aveva anche della droga. È accaduto il fatto proprio nella Marca. La Polizia di Stato di Treviso ha arrestato un 23enne di nazionalità nigeriana con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Martedì sera, nel corso di un controllo in via Roma, i poliziotti avevano notato un gruppo di stranieri che alla loro vista aveva tentato di dileguarsi. Raggiunto il 23enne, lo stesso si era mostrato riluttante al controllo e per questo è stato condotto in questura per essere sottoposto a perquisizione. All'interno degli slip sono stati trovati 9 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di circa 15 grammi, successivamente sequestrati. Il 23enne è stato dunque arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per non aver esibito il permesso di soggiorno. Il processo per direttissima è stato rinviato a circa 2 settimane, nel corso delle quali il cittadino nigeriano rimesso in libertà dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria per la firma. Allora, come vi avevo anticipato, apriamo questo ring, lo faremo sempre più spesso, anche perché è giusto sentire le due campane, magari insomma nello stesso studio, magari contemporaneamente, perché è giusto, siamo
in un paese democratico ed è giusto anche insomma sentire le diversità e soprattutto cosa pensa un ospite e un altro. Io questa volta ho voluto creare un dibattito molto interessante sui temi dell'attualità che riguardano soprattutto le donne nell'epoca contemporanea, la violenza, ma anche la sicurezza. Per questo ho invitato l'avvocato Alessandra Marchi, oltre a essere appunto l'esponente del movimento animalista del Friuli Venezia Giulia, fa parte del centro antiviolenza Voce Donna di Pordenone. D'altra parte invece c'è il nostro negoziatore criminale Marco Colbertaldo. Ben ritrovati entrambi. Diamo vita a questo confronto, non sarà ovviamente lungo, farò due domande a testa. Allora, avvocato, parto da lei. Ci sono dei dati inquietanti per quanto riguarda i femminicidi, soprattutto a livello nazionale, ma anche a livello regionale sicuramente la situazione non è diversa. No, allora, facendo proprio un bilancio dei primi sei mesi del 2018, i dati sono veramente inquietanti perché purtroppo siamo in crescita, siamo più 30% rispetto all'anno precedente. Questo significa che ad oggi sono state già uccise 44 donne e sono rimasti orfani ben 20 bambini. Quindi è un dato veramente inquietante. Quello che inquieta è che con una progressiva, diciamo, emanazione di leggi, con un'attenzione sempre maggiore al fenomeno, non si riesca ad arginarlo o quantomeno a contenerlo, anzi sembra stia crescendo. Noi sappiamo che c'è stata una convenzione molto importante nel 2011, la Convenzione di Istanbul, cosiddetta, che poi è stata ratificata in Italia con legge del 2013, che proprio considera la violenza come una forma di violazione dei diritti umani e costringe proprio gli stati ad intervenire con delle leggi, con dei provvedimenti molto stringenti sul fenomeno della violenza e detta quelle che sono le cosiddette regole delle tre P, che dovrebbero essere appunto la prevenzione, la protezione e la persecuzione. Ecco, avvocato, le faccio una domanda. Perché la donna è vittima di violenza? Cioè, qual è la sua colpa di vestirsi in maniera succinta, di essere troppo provocante? L'uomo che è diventato una bestia, perché questa è la... Allora, proprio, guardi, in queste tre P, che dovrebbe essere la prevenzione, a mio modo di vedere è proprio questa che manca, cioè è che è carente, perché è un fatto educativo, è un fatto di cominciare ad educare nelle scuole fin dall'inizio una sensibilizzazione, l'educazione fin dal periodo scolastico sull'eguaglianza di genere, cioè sul far capire che la donna non deve essere oggetto di attenzioni maschili in positivo e in negativo. E quello che manca è proprio questo, cioè è un momento di prevenzione. Quello che succede, no, è che tutto ruota un pochettino intorno alla donna, no? La donna viene in qualche modo costretta anche ad attivarsi per difendersi, per essere protetta, e questo non va assolutamente bene. Certo, io l'ho fatto questa domanda anche perché e passo poi a Colbertaldo. Mi ricordo che l'anno scorso c'era stata una dichiarazione un po' fraintesa. Ecco, fraintesa, giustamente non abbiamo più parlato. Ecco, io mi ricordo che c'era questa dichiarazione, era venuta negli studi di Porto Gruaro del Veneto e aveva detto: ma la donna che si veste in maniera succinta è in pericolo. Può essere violentata, succinta e con atteggiamenti non verbali che possono, diciamo, indurre a aggredirla. Spesso anche noi stessi usiamo alcuni gesti e sono abbastanza brutti, violenti. Il semplice indicare in questo modo crea cosa? Una reazione, ok? Quindi è, diciamo, essenziale sempre stare molto, diciamo, sul cauto a come si parla, a come ci si muove, sia noi maschi, sia voi donne. Poi anche, diciamo, è importantissimo, ora non so se voi avete mai fatto caso, molti ora, film pornografici sono violenti, ma molto duri sulla donna. È molto seria, è cambiato tutto ora. I film porno sono molto violenti e questo bisogna stare molto cauti.
Però e proteggere la donna. Poi anche vedo cosa risponde poi l'avvocato Mario. Allora, già chi vede un certo tipo di film è un depravato, perché insomma... Ma sono d'accordissimo, è in più vedere che proprio è trattata male, e questo è bruttissimo. Ma, avvocato, non bisogna proprio stare così tanto attenti a come si parla, allora, come ci si muove per non essere violentati. Guardi, dalle statistiche gli uomini che uccidono le donne sono ex compagni, sono mariti, sono persone che semplicemente non accettano la fine della relazione. Quindi non è tanto rilevante come si veste una donna, come si muove, come si addita, come recita in un film pornografico o quello che viene fatto. Cioè, purtroppo la violenza è una violenza domestica, quindi se non riusciamo a tutelarci da come viviamo in casa, francamente, secondo me, questi sono aspetti secondari, voglio dire, quello che accade nelle strade, nel mondo dello spettacolo, eccetera. Quella che è la vera violenza è quella che accade proprio tra le mura domestiche, e questi sono dati statistici, voglio dire. Quindi si trova in sintonia con quanto appena detto da quel Bertaldo o ha qualcosa da puntualizzare? No, puntualizzo questo, cioè che il fenomeno non è tanto proiettato sulle strade, su come ci si comporta, sugli atteggiamenti, ma su quelli che sono i comportamenti, quelli che sono gli atteggiamenti degli uomini nei confronti delle donne, cioè questo senso di superiorità che li vede prevaricare, li vede non accettare che una donna possa prendere delle decisioni in autonomia, come quella per esempio di troncare una relazione, e questa è una cosa secondo me aberrante. Colbertaldo. In questo senso, diciamo, io posso dire che sono d'accordissimo con lei, sono due, diciamo, vie e vanno assieme. È importante sempre, diciamo, sia stare, diciamo, attenti dove? A casa, che accadono, appunto, diciamo, questi fatti bruttissimi, e anche sulle strade. Sono due vie simili, quindi attenzione sia a casa, a cosa succede, i mariti che sono arrabbiati perché magari lei andrà via, eccetera, e sia sulle strade, quindi sono assieme. Ecco, Colbertaldo, io l'ho invitata anche in qualità di negoziatore criminale, perché ha organizzato anche diversi corsi, lei proprio anti-aggressione, di difesa personale o altro. Come prego, sì. Prego. Atteggiarsi, atteggiamento, perché quello è molto sempre importante. Sulla strada, sempre osservare a 360 gradi i vicoli scuri, evitarli, e poi sempre, sempre diciamo, essere in due, accompagnati. È sempre in mano il cellulare, sì, però, usato anche in caso come ad esempio arma. Io sono al Bronx, no? A Pordenone, sono una commessa, devo andare a prendere la macchina. Benissimo. Chiedo a uno che mi accompagni, perché altrimenti rischio di essere violentata. Assolutamente no. Anche sola va, ma sempre a 360 gradi, guardare sempre chi è quello, mi ferma quello, stai attenta dietro, chi è dietro? Ok, sempre vigili, sempre. E a questi corsi hanno partecipato diverse molte donne. E contentissime anche. Avvocato, voi siete favorevoli a questi corsi? Ma vede, è sempre l'angolo visuale è sempre proiettato, a mio parere, dalla parte sbagliata, nel senso che deve essere sempre a carico della donna di guardarsi le spalle, di stare attenta a dove va, di farsi accompagnare, di portarsi qualcosa in mano, il telefonino piuttosto che lo spray al peperoncino in tasca. E questo è avvilente, perché forse bisognerebbe lavorare su chi circola per le strade e commette queste cose, non sulla povera donna che è limitata nella sua libertà di circolazione, che è un diritto costituzionalmente garantito. Quindi è su questo, secondo me, che bisogna lavorare, su sensibilizzare quelli che circolano per le strade e che costringono noi povere donne a dover girare con degli attrezzi per tutelarci. Quindi io penso che il lavoro vada fatto
più sulla parte maschile, se vogliamo, che sulla parte femminile. Idem per quanto riguarda, insomma, i corsi di autodifesa. Per carità, certo, va sempre bene fare un corso di autodifesa, magari anche per difendersi ma da una donna. Ma non risolvono i problemi, secondo lei? È sempre un caricare la donna di responsabilità, ne ha già tante, deve denunciare, deve talvolta abbandonare la casa, deve curarsi i figli perché magari il marito se n'è andato e la picchiava. E deve anche certo preoccuparsi di Colbertaldo, guardi, tra altre cose mi è arrivato un messaggio e dicono Colbertaldo sta fomentando ansia e paura. Guardate, questa dichiarazione, una donna me lo scrive. Allora, ormai sono è un anno, mi parla di attentati, bombe, stupri. Cioè, non mi sembra che io stia alimentando. Anzi, do alcune dritte. Chi ha fede accetta, altrimenti no, non ci sono problemi, e solo do alcune dritte io. Lei accetterebbe e accetta queste dritte? Insomma, le accetto come consiglio, ecco, però non come soluzione. Guardi, io posso dirle, sono super d'accordo con lei, il problema è che abbiamo poche forze di polizia. Avessimo più forze e più campagne, allora andrebbe tutto meglio. Quindi sì, sono sempre con lei, avvocato. Sono la stretta di mano in diretta, ma la facciamo un'altra volta, dai. Un negoziatore sono e quindi certo, so anche negoziare. Benissimo. Scherzo, è un piacere stato veramente. Anche per me. Grazie ovviamente ai nostri due protagonisti, Alessandra Marchi, Movimento Animalista del Friuli Venezia Giulia, ma questa volta in qualità di referente anche del centro legalmente, parlando del centro antiviolenza Voce Donna Pordenone, Marco Colbertaldo, il nostro negoziatore. Gentilissimi. Quindi, ci vedremo sicuramente anche per altri incontri. Pensate, era tranquillamente in vacanza, ma su di lui pendeva un mandato di arresto europeo e un russo è finito in manette, il tutto a Bibione. Era in vacanza a Bibione, ma su di lui gravava un mandato di arresto europeo. I carabinieri della stazione litoranea hanno individuato e arrestato un 57enne di nazionalità russa residente in Ungheria, risultato destinatario, come detto, di un mandato di arresto emesso dalle autorità russe. L'uomo aveva a suo carico una condanna per il reato di truffa. Il provvedimento è stato emesso nell'anno in corso. I militari dell'arma di Bibione hanno provveduto ad arrestare il 57enne, portandolo poi in carcere a Pordenone in attesa dell'estradizione. Se abbiamo l'ospite negli studi, oh benissimo, tra altre cose è un'amica, prego. Anita Fiorentino, le chiedo subito relativamente alla tematica immigratoria che tiene banco a livello nazionale, insomma, visto che lei è coordinatrice di LEU e certamente non è in linea di pensiero con l'attuale ministro dell'interno Matteo Salvini, che cosa ne pensa, insomma, delle strategie adottate dal Viminale per fronteggiare la tematica migratoria? Buonasera a tutti. E io non è che perché sono di una fazione politica opposta a quella di Salvini che sono contraria a quello che sta facendo. Sono contraria a quello che sta facendo perché in realtà c'è una cosa che non andrebbe fatta in questo modo. Riesco anche a comprendere che c'è da prendere veramente delle decisioni, ma sicuramente non è la linea che ha adottato Salvini quella migliore. Più di una volta ho detto in questi giorni che quello che Salvini non è riuscito ad imporre al Presidente della Repubblica con Savona, non è riuscito ad imporre Savona perché si aveva paura che potessimo uscire fuori dall'Europa come ministro per l'economia, adesso sta succedendo quasi la stessa cosa, però con una motivazione diversa, tanto è vero che Savona solo ieri o ieri l'altro, adesso non ricordo, ha detto che c'è il piano B nel caso qualcuno ci potesse far fuori dall'Europa, quindi questa cosa mi preoccupa molto, quindi ripeto che sicuramente c'è da mettere mani a quelli che sono gli sbarchi, ma non è questo comunque il modo e il metodo giusto, insomma. Ritengo. Lei è d'accordo quando si dice che chi merita di essere da un certo punto di vista ospitato nel nostro paese perché scappa realmente da una guerra deve essere ospitato e chi invece non lo è deve essere
rispedito a casa, utilizzo il termine che si sente ovviamente da più parti. Lei è d'accordo con questa posizione? No, non sono d'accordo, perché in realtà chi scappa da una guerra, è chiaro, il primo che deve essere considerato in protezione, ma chi scappa da una situazione che lo porta a morire di fame, quale grande differenza c'è tra una bomba che gli cade addosso e cercare di far mangiare i propri figli? Cioè, è questa la differenza che non riesco io a fare. Allora, diciamo che per anni queste terre sono state martoriate, anche da noi dell'Occidente, no? Quindi il problema sta a monte. Il problema sta a monte. È inutile che si dice aiutiamoli a casa loro. Sono 20 anni che sento aiutiamoli a casa loro e non abbiamo fatto altro che continuare a bombardare, continuare a fare delle guerre, continuare a defraudare quello che era loro, e loro si ritrovano senza niente. Lei è una buonista? Come si sente dire? Allora, ma sì, diciamo, guarda, non mi offendo, c'è gente che pensa di offendermi chiamandomi buonista. Preferisco lei, essere, ma anche chi ha ma questa sì, posizione, sicuramente. Ovviamente. Preferisco essere buonista che cattivista. Cioè, beh, io sono buonista non solo con l'immigrato, io lo sono nel mio, io sono una persona umana, ecco, amo ancora l'umanità. Bene. Quindi non guardo di che etnia, se è nero, se è bianco, se è giallo, non mi interessa. È un bisognoso d'aiuto, lo aiuto. Chiaro, questo chiaro, è essere buonista. Chiaro la sua posizione. Grazie ad Anita Fiorentino per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi, buonasera. Buonasera a Pordenone. Altra cosa, appena arrivata la notizia, è che la nave 18 è entrata nel porto di Trapani e Salvini ha detto non autorizzo nessuno a scendere. Fabrizio Venier, lei si sente un buonista? Non so, visto appunto la Anita Fiorentino che diceva appunto mi accusano di essere un buonista, preferisco essere una buonista piuttosto che una cattivista. Ma io non credo che rispetto a fenomeni come quelli che noi stiamo vivendo in questi anni si possa dire essere buonisti o cattivisti. Sostanzialmente c'è un problema molto più serio da affrontare in modo razionale, in modo possibilmente congruo mediando la nostra cultura di accoglienza con la necessità di contemperare l'accoglienza con le reali capacità di una nazione, di un popolo, di fare proprio questa accoglienza in modo intelligente e in modo anche corretto. Mi permetta però al di là della notizia che lei ora ha annunciato, mi sembra che i dati lo dimostrano. Oggi telegiornale c'era un bellissimo specchietto riassuntivo 2017-2018, stesso periodo gennaio-maggio. Abbiamo una riduzione di quelle che sono dell'80 81% questi arrivi. Questo significa che alcune politiche a suo tempo, magari in ritardo, e qui convengo, perché la gestione Alfano secondo me non è stata forse una gestione migliore, mentre molto meglio è stata la gestione di Minniti, che in qualche modo è stato anche riconosciuto da forze politiche opposte, ha posto un problema in maniera più, secondo il mio punto di vista, più corretta e anche più ovvia, ecco, uso questo termine. E c'è una riduzione, non siamo in presenza di un'invasione, semmai il problema può essere questo, la presenza che da anni c'è in alcune realtà, soprattutto nelle periferie, dove è vero, effettivamente, non si può negare, c'è una presenza anche di criminalità che nasce dal fatto che alcune di queste persone, ovviamente, non avendo lavoro, ma magari anche non volendo lavorare, perché diciamo le cose come stanno, si muovono nell'ambito, della malavita. Già noi ne abbiamo abbastanza, già noi forse ci riempiamo un po' troppo e facciamo troppo attenzione su queste cose, quando, mi scusi, ma la cosa oscena, io uso questo termine, dell'ospedale di Napoli,
reparto di cardiochirurgia chiuso perché doveva essere festeggiato il primario, dove non c'era il primario, i medici, ma c'erano gli infermieri, i portantini, c'era il popolo, cioè quello stesso popolo che poi mette all'indice il politico, mette all'indice il profugo. Ecco, io direi che è un problema culturale un pochino più ampio. Le responsabilità non sono solamente della politica, ma sono anche di tutti noi, della gente comune e anche di quelli, i nuovi Savonarola, che si pongono come obiettivo quello di essere e di dare le indicazioni, diciamo, della verità, della giustizia, della correttezza. Questo è il mio punto di vista. Quindi sicuramente siamo in una fase importante. Non so se l'azione del ministro Salvini abbia un senso non far scendere queste persone. So che ci sono stati dei fatti, diciamo, di violenti, e per cui bisognerà verificare chi e perché e come sono stati fatti, e se ci sono state fatte delle cose, diciamo, non corrette, è giusto queste che vengano penalizzate. Su questo, diciamo, non è questione di essere buonista né cattivista, però di non usare questo in modo troppo strumentale. Mi perdoni, ma in questo periodo mi sembra che parliamo all'80% degli immigrati e parliamo un po' meno della nostra criminalità e dei problemi un po' nostri. Ne abbiamo diverse da appellare, ecco, purtroppo. Questo è il mio punto di vista. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie come sempre a Fabrizio Venier, componente del direttivo regionale del Partito Democratico in Friuli, Venezia, Giulia. E do subito la parola invece a Michela Dalbò, presidente delle politiche femminili Confimprese Nord-Est. Ben ritrovata, ovviamente, presidentessa. Una parola però la dobbiamo spendere per l'amico Cao, che ci ha lasciato prima poi di entrare nel dibattito. Che ricordo ha di questa persona? Beh sì, in effetti ci ha lasciato 2 giorni fa il nostro Roberto Cao, che era presidente del Confidi, come sanno tutti, e con il quale noi abbiamo avuto modo di collaborare in varie iniziative che lui ha comunque sostenuto. Ha sostenuto molto Confimprese e anche le idee che avevamo così strutturato nell'arco del tempo. Però al di là della figura, diciamo, istituzionale, che ha comunque lasciato, ha fatto parecchio per i commercianti, per le aziende, eccetera, ricorderemo sicuramente l'uomo, perché con la sua passione, con la sua buona volontà, comunque ha dato un sostegno anche a noi da un punto di vista, così, anche delle consulenze a titolo gratuito, solo e appunto per la passione. Quindi niente, era semplicemente un pensiero e che dire, ciao Roberto e grazie dell'eredità che ci hai lasciato. Senta Michela Dalbò, abbiamo parlato prima della violenza soprattutto sulle donne, ha sentito questo dibattito senza colpi, tra appunto da una parte l'avvocato e dall'altra parte appunto Marco Colbertaldo, che impressione si è fatta? È una questione di cultura? Allora, io comunque ho la mia opinione in merito alla violenza sulle donne, a parte che parliamo di dati, non so, sentivo 47 persone su 30 milioni di abitanti, quindi non è che siamo a livelli di disastri in mani sulla violenza delle donne, però in realtà do più, diciamo, tra virgolette ragione all'avvocato, perché gran parte di questi femminicidi vengono consumati all'interno di una relazione normalmente magari finita o laddove non si accettano determinate realtà, perché quelli che sono poi gli omicidi, così, femminicidi, che vengono fatti per strada tramite aggressioni e violenze eccetera, non è che, cioè, non siamo a dei livelli di allarmismo da dover sentire che dobbiamo andare via fra un po', non so, con la muta dell'angelotto, non lo so. Quindi è proprio un fatto culturale, nel senso che, ma al di là del fatto culturale, io credo sia anche un problema psicologico di certi uomini, magari, non so, posso pensare alla depressione, posso pensare a un livello di squilibrio mentale che li porta a degli atti un po' come il suicidio, no? Sono degli atti estremi dettati sicuramente da una carenza di equilibrio. Che poi ci sia ancora, anche nell'ambito del lavoro, il cosiddetto mobbing, cioè ci sia ancora comunque questa società, che io ormai l'ho detto, stradetto, avrò anche stancato, ancora molto
maschilista, questo sì, noi siamo sempre qua che parliamo dei diritti delle donne, degli uomini, che siamo tutti uguali, eccetera, però poi in realtà nel DNA non c'è questa cultura, non c'è ancora questa evoluzione, ma non viene neanche poi trasmessa molto, diciamo, in modo molto reale, neanche nelle scuole, neanche negli insegnamenti, anzi si cerca di trasmettere di più l'eguaglianza fra omosessuali, fra gay e persone ed eterosessuali, e non tanto il rispetto fra uomo e donna, che comunque deve essere reciproco, e rispetto parte non solo dalle azioni, ma anche dalle parole, dal modo di comportarsi e quant'altro. Quindi tutto parte sempre dalla famiglia, dal nucleo familiare, parte da quella che è la microsocietà, che appunto è la famiglia. Vado ad aggiungere altro? No, detto questo, buona serata a tutti. Io ringrazio come sempre Michela Dalbò, presidentessa delle politiche femminili di Confimprese Nord-Est. Ci vedremo la settimana prossima, sequestrato nella piazzola dell'autogrill di Gonar su un camion frigo polacco con carne avariata. Sei quintali di carne sono stati sequestrati nel pomeriggio di ieri all'interno di un camion frigo con targa polacca in sosta all'autogrill di Gonars sull'autostrada A4. A scoprire il tutto gli agenti della Polstrada di Palmanova durante un normale controllo. Appena uno dei due poliziotti si è avvicinato al vano del container, ha subito odorato l'olfatto l'anomalia. Allertata l'azienda sanitaria locale, che ha inviato sul posto un veterinario. Ha accertato che la carne era avariata, è stato predisposto il sequestro e l'autista del mezzo denunciato. Non si esclude che il piazzista sia riuscito a vendere altri 300 kg. Parliamo adesso di un'applicazione per farsi portare il pranzo, consultare gli eventi e fruire dei servizi. A Bibbioni un passo avanti tecnologico a portata di telefonino. Scegliere cosa mangiare dal proprio cellulare e farselo consegnare direttamente grazie ad un fattorino, ma anche consultare gli eventi della località, le promozioni e i servizi da usufruire. Si chiama Rivemo Food Delivery and Coupons ed è la nuova applicazione per smartphone dedicata a Bibione, attiva da lunedì prossimo 16 luglio. Dedicato ai turisti, il dispositivo si pone l'obiettivo di fornire una molteplicità di funzioni a portata di cellulare, volte a migliorare il soggiorno e godersi appieno la vacanza. L'applicazione è stata ideata da una ditta di Madiago ed è scaricabile da Apple Store o Google Play Store. È disponibile in tre lingue, italiano, inglese e tedesco. La vera innovazione è rappresentata dalle consegne a domicilio, visto che la startup si è ispirata a modelli già confermati nelle grandi città. Il turista dovrà scegliere cosa mangiare o decidere in quale attività convenzionata prenotare. Fatto questo, basterà confermare la fascia oraria in cui ricevere l'ordine e il luogo di consegna ed effettuare il pagamento attraverso carta di credito o PayPal. A quel punto un rider, un fattorino moderno dotato di una bici elettrica in piena etica green e di uno smartphone che lo assiste, arriverà presso il punto prestabilito avvisando il cliente in pochi minuti prima attraverso una notifica, in modo tale da ottimizzare i tempi ed evitare spiacevoli ritardi o contrattempi. Crediamo fortemente nel processo di digitalizzazione, ha commentato il cofondatore e amministratore Matteo Rossetto, e siamo fermamente convinti ed entusiasti nel poter rendere la vacanza un'esperienza smart. Nell'applicazione, oltre al cibo, troveranno spazio anche prodotti di prima necessità, dagli articoli da spiaggia fino ai pannolini, ma anche eventi, news su Bibione ed escursioni territoriali. Atti vandalici a Raonkis, questa volta presa di mira la palestra. Atto vandalico nella giornata di ieri all'interno della palestra comunale di Raonkis, comune della Riviera Friulana. Secondo i carabinieri della compagnia di Latisana, potrebbe trattarsi di una bravata messa in scena da alcuni ragazzini che hanno prima appiccato un incendio all'interno della struttura, bruciando sedie e altri materiali sportivi. Poi, con gli estintori, attivando l'impianto antincendio, hanno spento il fuoco. In corso la visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Il danno, secondo una prima stima, ammonta a 30.000 euro.
Lei è Francesca Vaccaro, la nostra dottoressa commercialista, ben ritrovata. Cosa parliamo? Parliamo di ravvedimenti IMU, visto il momento? Esatto, ben trovati. Siamo ancora in tempo per sanare le nostre posizioni eventualmente non perfettamente corrette con una sanzione davvero leggera. Facciamo un passo indietro, tutti quanti ci ricordiamo, molti di noi sicuramente l'hanno anche pagato, che il 18 giugno doveva essere versato il primo acconto relativo all'IMU e alla TASI per il 2018. Ecco, la sanzione per chi dovesse aver fatto errori, dimenticato qualcosa o omesso un versamento, essersi accorto di aver insomma fatto degli errori di qualche natura, è del 30%, sempre che non si sani entro 90 giorni, allora diventa del 15%. Però la misura di queste sanzioni è quella che viene data erogata dall'ente, non tanto dal soggetto che invece decide di, come si dice appunto, ravvedersi, cioè di sistemare su propria iniziativa l'errore commesso o l'omissione commessa. Ecco, il ravvedimento consente di sistemarsi dal punto di vista dell'ente che doveva ricevere l'importo, però con una sanzione decisamente contenuta. Adesso, senza che vi annoi con mille percentuali, diciamo che gli scaglioni di tempo, che cambia ovviamente la velocità con cui ci si ravvede, cambia la misura della sanzione, rendendola più leggera all'inizio e un po' più pesante se si arriva fino all'anno di ritardo, e è questa. I primi 15 giorni c'è uno sconto molto grosso, dal 15esimo al 30esimo giorno, che è il periodo in cui ci troviamo adesso, quindi io segnalo insomma il ravvedimento possibile entro il 18 luglio 2018 con una sanzione contenuta, poi c'è lo scaglione dal 31esimo giorno al 90esimo giorno con un altro passaggio, dal 90esimo all'anno, quindi fino al 18 giugno 2019. Parlando solo della fine del percorso, quindi di quanto costerebbe ravvedersi entro il 18 luglio, la sanzione è l'1,5% dell'omesso versamento. Il pagamento deve essere fatto sempre con il modello F24 e con un unico codice tributo, che è il 3918. Si versa, per esempio, per chi ha omesso 500 euro di IMU, si è accorto che non ha versato, che ha dimenticato un immobile o ha fatto un ritardo, si versano i 500 euro dell'IMU, è importante versare anche l'imposta entro lo stesso termine di tempo entro cui ci si ravvede, quindi se sono 30 i giorni che abbiamo detto per ottenere l'1,5% di sanzione, entro i 30 giorni deve essere versato tutto, imposta, sanzione dell'1,5% e interessi, che ricordo che dal 1 gennaio 2018 gli interessi applicati ai pagamenti tardivi sono dello 0,3%, quindi l'impatto è veramente contenuto. Se vi siete accorti di un errore, correggete per tempo con F24, così il male, diciamo così, è relativo. Ci vediamo la settimana prossima anche con Francesca Vaccaro, nostra dottoressa commercialista. Grazie ovviamente per questi preziosi consigli e queste preziose informazioni. Proseguiamo il nostro telegiornale parlando di traffico di profumi importati illegalmente in Italia dalla Romania, traffico che è stato sgominato dai carabinieri. È stato grazie al monitoraggio in tempo reale del web da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Lodi che è stato scoperto un commercio online di profumi e prodotti di cosmesi contraffatti di note griff a prezzi scontati anche del 50%. La merce contraffatta era disponibile sull'applicativo Marketplace e su Facebook. Dalle indagini è emerso, nella provincia di Lodi, un profitto civetta operante anche su Instagram, riconducibile a GF, 60 anni, residente nel comune lombardo, gestore dei profili social, che con la complicità di un romeno, PC, 30 anni, introduceva sul territorio nazionale i prodotti contraffatti attraverso autisti di una compagnia di bus di linea romena. Le indagini, coordinate dalla procura di Lodi, hanno portato alla denuncia di 8 persone a sequestro di oltre 112.000 prodotti contraffatti, 2 automezzi e 4 immobili destinati rispettivamente al trasporto, stoccaggio e vendita dei prodotti falsi, per un valore di 2 milioni di euro. Andiamo in Veneto, vediamo se abbiamo Alessio Conforti, dovrebbe essere in compagnia dell'ospite, eccoli, li vedo già. Alessio, a te il compito di chiudere questa prima parte, lanciando poi il servizio, le novità relative all'edizione 2018 di Pordenone Legge, il festival del libro che richiamerà proprio nella città del Noncello oltre 600 autori. Dopo ovviamente il servizio, tutte le notizie riguardanti la borsa, le notizie che arriveranno dalla redazione di Udine, quella che guidi tu in Veneto, la serata però continua con la programmazione e soprattutto con le notizie. Per la parte generale ci rivediamo domani, appuntamento alle 19. Sì, grazie Alberto, ovviamente con il nostro ospite Mattia Lenardon della Protezione Civile di Portogruaro, perché insomma abbiamo sentito anche nel corso del telegiornale Lenardon arriva
Il primo esodo, forse il secondo, ma quello abbastanza consistente, ci si mette in viaggio ovviamente sulle autostrade, c'è anche il caldo, ecco, che cosa consiglia la Protezione Civile a fronte di questo periodo che poi ovviamente si protrarrà anche nel mese di agosto. Gli accorgimenti relativamente al caldo, visto che voi anche in situazioni difficili, con lunghe code, con appunto quando ci sono da aiutare le persone in coda, magari i bambini, i famiglie anziani, siete sempre in prima linea. Certo, grazie Alessio. I consigli che posso dare, che possiamo dare, sono quelli per gli anziani e i bambini che rimangono a casa, di non uscire durante le ore del sole più calde. Per chi si mette la guida, evitare appunto l'orario tra mezzogiorno e le 4, che è l'orario più intenso, evitare di andare via senza acqua, senza un frutto, quindi utilizzare durante il percorso, soprattutto se è di molte ore. E se si hanno bambini anziani. Sì, utilizzare un frutto e dell'acqua per l'idratazione è molto importante. Mentre per chi rimane a casa, molto importante è non uscire nelle ore più calde, ripeto, l'idratazione è una cosa importantissima, soprattutto bisogna prestare supporto agli anziani, che soprattutto se sono a casa da soli, controllare ogni tot, insomma, quando si ha la possibilità, con un intervallo del tempo, controllare sempre che stiano bene, perché un anziano che si trova a casa da solo e magari c'è anche del caldo, ha bisogno di attenzioni in più. Lo stesso vale per i bambini e soprattutto per chi è alla guida, l'attenzione e la prudenza sotto questo aspetto è molto importante. Senta, a proposito di Protezione Civile, com'è andata l'esercitazione Netflix? Perché anche a distanza di diverse settimane ciò che ne è rimasto è davvero importante. Ecco, che cosa può dirci, visto che era presente anche lei? Netflix, l'esercitazione internazionale che si è svolta sul territorio portogruarese e di Motta di Livenza, è stata un'importante esercitazione che ha messo alla prova le capacità di varie protezioni civili, il coordinamento e la cooperazione tra di loro. Tanti gli aspetti positivi e sicuramente tante anche le cose da migliorare, ci sono aspetti da migliorare, ma appunto l'esercitazione vuole e cerca anche gli aspetti negativi, perché sono gli aspetti negativi che durante un'emergenza, durante un problema potrebbero causare ritardi nei soccorsi, quindi sono questi, una volta che si scoprono si possono intervenire, si possono migliorare. Questa è Netflix, quindi Netflix, sì. Bene, tra l'altro quanti volontari c'erano? Abbiamo superato i 400 volontari, tre giorni effettivi di operazioni da San Michele al Tagliamento fino a Motta di Livenza, Gorgo Monticano, dove abbiamo visto impegnati i russi per essere i più lontani, se no la Protezione Civile del territorio, ma anche la Protezione Civile della Lombardia, del Piemonte. Certo. Un gran carico, gran numero di vigili del fuoco di tutte le specializzazioni, soprattutto anche delle specializzazioni d'acqua, visto che l'esercitazione era riferita al rischio idrogeologico. Grazie Mattia Lenardon per essere stato con noi. Allora, ora la conferenza stampa di presentazione di Pordenone Legge, con le interviste al sindaco Ciriani, ma anche al direttore artistico Gianmario Villalta. Poi ovviamente a seguire la borsa e la pubblicità. Subito dopo, ovviamente, non perdetevi l'edizione del telegiornale, prima da Udine e poi in Veneto. L'informazione da noi non finisce, anzi continua. Linea alla regia. È una città che punta ad essere anche formalmente capitale della cultura, ma quello che mi interessa è che sia sostanzialmente capitale della cultura. Questo è dimostrato da un festival prestigioso che ormai ha assunto un eco nazionale come Pordenone Legge, che per noi significa cultura per molti giorni, significa avere ospiti di eccellenza, significa una grande ricaduta turistica ed economica, significa contrastare un fenomeno che è quello della scarsa predisposizione degli italiani a leggere giornali e libri. Circa 30 milioni di italiani non leggono neanche un libro all'anno e neppure si informano. Quindi questa è una forma, come dire, una sorta di antidoto per essere culturalmente elevati, non solamente parole ma anche nei fatti e nella sostanza.
Come ha visto crescere negli anni questa manifestazione? Ma l'ho vista attraverso una forte alleanza e collaborazione tra tutte le istituzioni e le centrali culturali della città. Di fatto è un festival che abbraccia l'intera città anche dal punto di vista fisico, occupando le nostre piazze, i posti più prestigiosi, le location più belle e portando la grande cultura, i grandi scrittori, i grandi interessati, il grande pubblico, poi delle appassionate della lettura del libro a Pordenone. Pordenone ha sofferto nel passato di una sorta di sindrome di Cenerentola. Attraverso questi grandi festival si riafferma la centralità di Pordenone sia come capoluogo ma anche come luogo di elaborazione e crescita culturale in generale, dal punto di vista dei libri ma anche dal punto di vista musicale, delle associazioni, dei tanti sodalizi che attivano la vita culturale di Pordenone. I protagonisti sono sempre di primo livello anche quando sono meno noti. Noi abbiamo chiaramente e dobbiamo avere anche degli autori molto popolari, a volte molto popolari non vuol dire che non siano di eccezionale profondità o interesse, e poi abbiamo anche chiaramente degli autori meno conosciuti ma che fanno un lavoro importante, che hanno fatto dei libri importanti. Su questo mi vorrei spendere, anche perché il lavoro di collaborazione in questi anni con enti, aziende e appunto istituzioni ci ha spinto e stimolato anche nell'ambito della salute, nell'ambito dell'ecologia, nell'ambito della tecnologia, a proporre proprio dei libri e i loro autori che possono essere di grande interesse. E ovviamente tra i nomi importanti, gli italiani, direi che mancano solo quelli che non so, non hanno un libro, no, mancano solo quelli che non, da tempo insomma sono nell'impossibilità di muoversi, perché abbiamo veramente una presenza importantissima di personaggi che sono sia della televisione, del giornalismo, sia della letteratura in senso proprio. E poi, sì, non faccio nomi perché sono 300, saranno messi online e quindi sarà facile andare a vedere e confermare. E poi, dicevo, abbiamo anche tanti autori stranieri e tanti di questi sono qui con un'anteprima assoluta. Cioè, questo è molto bello il fatto che le case editrici, anche quelle grandi, abbiano immaginato di fare a Pordenone Legge la prima, diciamo, di un loro importante autore, di un loro autore da lanciare a volte, anzi avremo anche dei lanci importanti da questo punto di vista. Ecco direttore, si parla sempre più di culture in crisi ma soprattutto di persone che non leggono in Italia, insomma le statistiche sono pazzesche. Pordenone Legge può essere proprio un appuntamento che può invogliare i lettori a cominciare, o i potenziali appunto lettori a cominciare appunto ad avere questa passione, questo hobby. Di fatto il lavoro che viene fatto quotidianamente, direi, non solo a Pordenone Legge, da Pordenone Legge e da tante altre associazioni che a Pordenone Legge sono vicine, è un lavoro che porta a stimolare la lettura, e di fatto abbiamo un numero anche di libri venduti, io spero per essere letti, a Pordenone Legge molto consistente e interessante. È un altro fatto però che le giovani generazioni hanno una confidenza con i mezzi elettronici e la lettura a schermo che rende il libro necessario un passaggio, diciamo, educativo, e noi cerchiamo di collaborare o di far dare il nostro contributo perché questo passaggio educativo avvenga. Pordenone Legge più forte delle vicissitudini che stanno così raccontando la Camera di Commercio? Non è una cosa che io posso né commentare né decidere. Io so che la Camera di Commercio, e questo lo so bene, è stata fondamentale per la storia di Pordenone Legge, perché si potesse realizzare, perché potesse continuare. Adesso la Camera di Commercio ha proprio favorito la nascita della fondazione, che in parte dovrebbe essere autonoma, e noi manterremo, credo, sempre comunque questo legame di collaborazione e di fiducia nelle forme che saranno date poi da decisioni che non spettano certo a me. Le borse europee hanno chiuso su toni positivi una seduta in cui gli investitori hanno cercato di accantonare almeno temporaneamente i timori su un'ulteriore escalation della guerra di dazi tra Stati Uniti e Cina. Sembra esserci ancora tempo per trattare, visto che le nuove tariffe minacciate dal presidente americano Donald Trump non entreranno in vigore prima di settembre.
Milano ha terminato in rialzo dello 0,38, poco sotto i massimi di seduta per il FTSE MIB, per lo share lo 0,41%. Parigi ha guadagnato lo 0,97%, Francoforte lo 0,61%, Madrid lo 0,53% e Londra più di mezzo punto percentuale. Da Washington oggi non sono arrivate ulteriori notizie sul tema commerciale, anche perché il presidente americano Donald Trump era impegnato a Bruxelles per il summit della NATO, ma la BCE ha messo in guardia sulle possibili ricadute del braccio di ferro commerciale, spiegando che potrebbe minare fiducia e consumi e quindi la crescita dell'eurozona. Riflettori anche sulle aste di BTP, tra cui la settima tranche di titoli a 3 anni per un totale di 2 miliardi di euro. Ben ritrovati Luca Gentile, amici e amiche alla visione e all'ascolto. Continua l'informazione su TPN. Subito alcune notizie per dire che open source per l'impresa artigiana. Che occasioni rappresentano per le botteghe, le nuove tecnologie, sarà il tema al centro del seminario organizzato dal Movimento Giovani di Confartigianato Imprese Udine in collaborazione con il team Your Business on Open per martedì 17 luglio al Faber Lab di Udine, via Sabbadini 22. Obiettivo dell'evento in programma per le 18:30 è quello di fornire una panoramica concreta e puntuale sugli strumenti di open source nell'ottica di offrire alle imprese artigiane strumenti utili a risparmiare e gestire meglio gli investimenti, nonché ad avviarsi lungo la strada di una trasformazione digitale sostenibile, sensibile alle esigenze e ai valori del territorio. Relatore dell'incontro, organizzato nell'ambito delle attività del Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Udine, sarà Giovanni Longo, progettista, docente e consulente per il setup dell'ufficio tecnico, con il supporto di alcuni consulenti informatici e sviluppatori di software. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, ha fatto visita al comando Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli a Gorizia. Il vertice di Forza Armata è stato accolto dal generale di Brigata Giovanni Parmigiani, 80° comandante della Pozzuolo. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha partecipato ad una riunione cui hanno preso parte tutti i comandanti dell'unità della Brigata e lo staff del quartier generale, nel corso della quale è stato aggiornato su tutte le attività operative ed addestrative, in particolar modo sulla capacità anfibia che la grande unità esprime a livello internazionale nella capacità nazionale di protezione del mare. Nel corso della mattinata il capo di Stato Maggiore ha anche incontrato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Il generale Farina ha successivamente visitato, presso il reparto comando e supporti tattici, il moderno posto comando tattico di brigata e di landing force, forza da sbarco, che la grande unità esprime in contesto anche interforza. Venerdì 13 luglio, presso Villa di Toppo Florio a Butrio, Cluster Arredo e Sistema Casa organizza, in collaborazione con Scopia, start-up dell'Università di Trento e con il patrocinio degli Stati Generali delle Costruzioni Friuli Venezia Giulia, la conferenza Costruttori di Futuro, una serata di approfondimento per scoprire l'importanza della teoria dell'anticipazione e dei suoi metodi di applicazione, quale strumento di grado di orientare le scelte delle aziende del Sistema Casa del Friuli Venezia Giulia. L'incontro a cura del professor Roberto Poli dell'Università di Trento e prima cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti sarà introdotto da Fabio Millevoi, direttore ANCE Friuli Venezia Giulia, e Rubina Romanello, ricercatrice dell'Università di Udine, che presenterà dati del comparto costruzioni del sistema casa del Friuli Venezia Giulia. E adesso andiamo sul lago di Cavazzo perché il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati e Novamont, che da 13 anni attraversa l'Italia per monitorare la qualità delle acque, gli ecosistemi e dei territori lacustri. Giunta alla sua 13ª edizione, la Goletta dei Laghi tocca per la prima volta le sponde di un lago friulano. Partita il 29 giugno dal lago di Garda, la campagna giunge al suo giro di boa e dopo il lago dei Tre Comuni lascerà il nord del paese per spostarsi in Umbria. Anche sul lago di Cavazzo i tecnici del Cigno Verde saranno impegnati nel monitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque, con l'obiettivo di aggiungere un ulteriore tassello alla mappatura del fenomeno del lake litter, le microparticelle di plastica disperse nelle acque dei nostri laghi.
Venerdì alle 20.30 presso il centro sociale di Alesso, primo appuntamento della tappa friulana, aspettando Golletta dei Laghi, con la presentazione del libro Radici Liquide, un viaggio inchiesta lungo gli ultimi torrenti alpini, a seguire dibattito sul torrente Leale, il suo biotopo, problemi e prospettive. Secondo appuntamento della tappa è previsto dalle 9 di sabato 14 luglio, con il ritrovo presso la sede della Nauti Lago ad Alesso. Da qui i tecnici della Goletta dei Laghi inizieranno le attività di campionamento alla ricerca di microplastiche grazie all'ausilio della manta, un particolare strumento in grado di filtrare le acque del lago e intrappolare fibre e microparticelle. A seguire alle 11.30, sempre presso la sede della Nauti Lago, conferenza stampa di presentazione del monitoraggio microbiologico effettuato sul lago e presentazione della carta del lago, documento per il ripristino e lo sviluppo sostenibile del bacino, redatto e sottoscritto dalle diverse associazioni del territorio, che da anni seguono le vicende della zona. Andiamo a chiudere con l'ospite Aldevis Tibaldi, è venuto a trovarci, allora parliamo, abbiamo visto il servizio, allora restiamo collegati a questa importante iniziativa sul lago di Cavazzo, perché bisogna controllare, no, l'inquinamento che si è creato all'interno di uno dei importanti e principali bacini d'acqua del Friuli Venezia Giulia. Sì, sono anni che gli amici della Carnia si battono per far sì che questo lago non muoia per i sedimenti che vengono riversati a causa dell'idroelettrico, o meglio a causa di una mal congegnata realizzazione delle derivazioni all'interno del lago. E cosa succede? La cosa è di una semplicità risolvibile facilmente e di una semplicità lapalissiana. Basterebbe distrarre le acque che entrano dentro nel lago e metterle, diciamo, sul corso esterno e fare il bypass e entrare nel reticolo idrico superficiale. Quindi scavalcare il lago, restituendo al lago la sua vita e soprattutto la impossibilità di essere, come dire, anzitempo, certo, tappato dai sedimenti. Questo è figlio, diciamo, questa distrazione è figlia di una, come dire, di una dipendenza dai produttori di energia, i quali in questi ultimi anni hanno fatto il bello e il cattivo tempo nella nostra regione, non sapendo i nostri assessori, i nostri esecutivi, diciamo, delineare una politica, come dire, pulita, una politica a vantaggio verde, di tutti. Verde in un certo senso. Verde, ma anche a vantaggio parliamo del lago di Cavazzo, perché non solo quello, no? Il fatto che c'è tutto questo scarico dell'energia da parte della centrale idroelettrica, e nel corso degli ultimi anni, insomma, è cambiato anche l'ecosistema dello stesso, certo, bacino idrico. Certo, poi guarda caso l'assessore regionale all'ambiente e anche l'assessore regionale all'energia, e le due cose forse non fanno scopa, o meglio non c'è quella dialettica interna che ci dovrebbe essere fra posizioni non contrapposte ma diversificate all'interno di una compagine regionale. Questo è fondamentale, come del resto è fondamentale la conoscenza puntuale delle caratteristiche ambientali, cosa che invece in maniera ridicola e penosamente ridicola viene ignorata. Le dico solo questo: nessuno si è accorto che, e noi stiamo martellando da anni la questione, che l'ISPRA, la quale usa i dati dell'ARPA regionale, fa un'analisi, fa un check-out su dati vecchi di 2 anni, cioè per cui noi possiamo avere una situazione in evoluzione in questi 2 ultimi anni violenta, in peggio o in meglio anche, per cui tu hai dei dati assolutamente, non certo, dico inattendibili, ma inadatti a rappresentare lo stato di fatto. Senta Tibaldi, bisogna continuare a battere, io lo dico spesso nei miei interventi, no?
Fin quando il ferro è caldo bisogna continuare a battere, perché altrimenti una volta che si indurisce col piffero che lo pieghi. Certo. No? E il discorso è, qui non è una questione di essere contro qua, contro là. No. Bisogna anche dare, sì, la possibilità di evolvere, perché il mondo gira e bisogna andare avanti, ma nel contesto non vuol dire questo lasciare a degrado quello che succede dopo, perché veramente rischiamo di perdere entro 100 anni, non è una barzelletta, forse addirittura prima, rischiamo veramente che il lago di Cavazzo, per fare un esempio, diventi una pozzanghera come il lago di Doberdò, per dire, no? Cioè, che sparisca completamente dalla scena. Molto e questo prima. Non fra 200, probabilmente molto sotto prima. Addirittura tra 50-60 anni, questi sì, sono sì, i dati. Sì, anche meno, sì, sì, sì. Ecco, questi sono, cioè la capacità di intervenire tempestivamente, di intervenire saggiamente e soprattutto di avere gente onesta alla guida di quelli che sono le istituzioni più nevralgiche, cioè l'ARPA, quelle funzioni, le ASL, eccetera, che hanno una funzione di controllo e di monitoraggio costante e indipendente dalla politica, cosa che non sempre, anzi poche volte, si è verificato negli ultimi anni, per cui invito anche questa amministrazione regionale a prenderne atto e, se serve, a licenziare chi nel recente passato non ha operato in questi termini. Così parlò Al Davis Tibaldi, è tutto per quanto riguarda la pagina informativa del Friuli Venezia Giulia, ricordiamoci anche di Giulio Reggeni, perché è praticamente diventato una sorta di dimenticatoio. Guai toccare il discorso Reggeni, altrimenti zac, partono le mani, e questa purtroppo è la realtà dei fatti. Grazie ancora al nostro ospite, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, break pubblicitario e poi le ultimissime dal Veneto. Bentrovati dunque anche dalla nostra redazione del Veneto. La Polizia di Stato di Belluno ha dato esecuzione ad una misura cautelare a carico di un italiano di 46 anni, residente a Sedico, responsabile di un grave caso di stalking ai danni dell'ex compagna. Dalle indagini è emerso che l'uomo, dopo la fine della relazione sentimentale negli ultimi mesi, aveva molestato ripetutamente la donna con appostamenti reiterati al fine di controllarla a casa e sul luogo di lavoro, ed in alcuni casi anche con insulti e scenate di gelosia. Gli ultimi episodi avevano segnalato un'ulteriore grave escalation comportamentale da parte dell'indagato, che dai pedinamenti dei primi mesi era passato alle minacce gravi anche con uso di coltello, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. In un caso alterato dalle sostanze alcoliche aveva anche colpito l'ex compagna per strada. Dai riscontri raccolti da parte della squadra mobile, vista la condotta aggressiva e persecutoria dell'uomo, il tribunale ha disposto per il soggetto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, con divieto di comunicazione e l'obbligo di mantenersi ad una distanza di 200 metri. Domani visita tecnica guidata alle prove varietali dei portinnesto di melone. La notizia arriva da Veneto Agricoltura, perché le iniziative relative al trentennale del centro sperimentale ortofrolicolo Po di Tramontana, celebrate il mese scorso, proseguono con un'interessante visita guidata, durante la quale i tecnici dell'agenzia regionale spiegheranno le prove in corso sul melone estivo, nello specifico di 23 cultivar di melone tipologia retato con fetta, trapiantato a fine aprile, melone furbetto tipologia retato con fetta e Shapir tipologia con buccia liscia, innestato su 6 portinnesti trapiantati a inizio maggio. L'appuntamento è presso l'azienda Zanellato a Polesine Camerini di Porto Tolle, quindi proseguono anche da un certo punto di vista i momenti culturali relativi anche a queste specialità, appunto, varietali di melone. Autonomia sempre al centro della visione da parte della Regione del Veneto, tanto che il governatore scrive al ministro Erika Stefani. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha trasmesso al ministro per gli affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata in attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.
Il testo della proposta, anticipa il Presidente, è un innovativo percorso istituzionale che prevede la stipula di un'intesa tra Governo e Regione per una legge delega che dettagli ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. La proposta inviata dal Veneto al Governo suggerisce anche un'ipotesi di legge delega. In 8 articoli il testo individua i principi di carattere generale, composizione e modalità della Commissione paritetica che dovrà disporre i decreti legislativi e l'ambito di attribuzione di competenze nelle 23 materie. Con questo contributo, conclude il governatore Zaia, il Veneto auspica la positiva prosecuzione del dialogo istituzionale già instaurato con il Governo nel rispetto delle aspettative espresse dai 2.273.000 veneti che si sono pronunciati con la consultazione referendaria di 9 mesi fa. Siamo sicuri sotto il sole, la nuova campagna della Regione del Veneto relativa appunto alla tintarella sicura sulle spiagge. Domani la presentazione a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, un progetto che viene realizzato in collaborazione con l'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale assieme alle associazioni di categoria del settore come Federalberghi e Confturismo Veneto. Si tratta di un'iniziativa per ora unica in questo genere in Italia, che prevede la messa a disposizione di un pacchetto di salute per la pelle. Ovviamente l'obiettivo è quello di una abbronzatura sicura. A Bibione invece torna a Respira il Mare, la prima spiaggia senza fumo in Italia, continua il suo impegno a favore della salute e dell'ambiente. Anche per l'estate 2018 infatti viene confermata l'iniziativa nell'intento di promuovere le vacanze al mare libere da fumo e dai mozziconi di sigaretta. La fortunata campagna di sensibilizzazione nata nella rinomata località turistica balneare di Bibione continua, come detto, con il prezioso supporto di tutto il comparto turistico bibionese. L'evento di lancio domani, venerdì 13 luglio, vedrà circa un centinaio di bambini e ragazzi impegnati a dipingere un murales di tela, il quale diventerà la coda di un pallone aerostatico che vede, che come un variopinto aquilone simboleggerà l'intento dell'iniziativa, un cielo libero dal fumo e pieno di colori. Presentato a Venezia il campionato del mondo di tiro con l'arco, specialità campagna che si terrà a Cortina d'Ampezzo dal 4 al 9 settembre prossimo. Allora sentiamo ai nostri microfoni Oscar De Pellegrin. De Pellegrin, l'arco e le montagne nel sangue. Beh, assolutamente sì, dopo la fine della mia carriera agonistica sono entrato nella dirigenza di questa federazione di tiro con l'arco. Non poteva non nascere l'idea di portare nelle nostre montagne, le Dolomiti, credo le montagne più belle del mondo, questa specialità, quindi il tiro di campagna del tiro con l'arco. E quindi sono iniziati questi così colloqui col comune di Cortina e si è talmente così interessato alla cosa che con la federazione, che poi ha spinto a livello mondiale per assegnare questo mondiale, siamo riusciti ad assegnarlo. Ma quello era solo l'inizio di una grande impegno per far sì che questo mondiale possa avvenire nel migliore dei modi. Questo è il nostro auspicio e quindi abbiamo messo in piedi una squadra veramente di 100 volontari, 20 società di tiro con l'arco del Veneto, quindi uniti in questo evento per far sì che vogliamo, come Veneto, come provincia, come territorio, vogliamo far bella figura e che questi atleti si portano a casa veramente una pagina di sport, perché in competizione, quindi fra di loro è così, ma anche una bella pagina del nostro magnifico territorio. E magari che sia di buon auspicio per qualche altro grande evento? Assolutamente sì, credo che insomma in questi anni Cortina è al centro dello sport, quindi vediamo un mondiale di tiro con l'arco, ma abbiamo visto anche altri mondiali, il più importante il 2021, quello dello sci, quindi sport invernale. Cortina si può pensare che è la sede ideale per lo sport invernale, anche se fa anche attività estive, ma io credo che Cortina può organizzare qualsiasi evento, sia la sede ideale soprattutto per gli sport invernali. E quindi, parlando della candidatura che è partita proprio in questi tempi come città ospitante delle Olimpiadi 2026 di sport invernali, credo che insomma da Veneto non possa essere con Cortina, credo che Cortina sia la sede ideale. Se facciamo un rapporto anche con le altre due, Milano e Torino, credo non abbiano quello che ha Cortina. Poi sappiamo
che Cortina ha la storia, anche nel 56 ha fatto un'Olimpiadi che ancora gente ricorda, mi fa piacere incontrare gente che ha partecipato a Cortina, quindi io credo che, come si ricordavano di quell'evento, di avere la possibilità di che siano assegnate e che tanta gente poi negli anni avanti si ricordino ancora di Cortina. Il mio auspicio è questo, ma dobbiamo, ecco, impegnarci tutti, soprattutto i veneti, perché non è che abbiamo adesso la certezza, ma io credo che far squadra, essere uniti su un evento così importante che porta lustro al nostro territorio è un dovere. Quindi cari cittadini veneti, impegniamoci tutti e per una volta facciamo sentire la nostra voce. Macaurle è lutto nel mondo musicale e sportivo, è deceduto a seguito di una grave malattia. Luciano Gnan aveva 70 anni e lascia nel dolore la moglie e una figlia. Fine pianista, aveva preso parte a numerose iniziative del comune, invitato nelle abitazioni anche per suonare, e deliziava con le sue lezioni di pianoforte. Funerali fissati per domani alle 15.30 nel Duomo cittadino. Andiamo a Bibione per una pedalata con Francesca Valla, come ci racconta nel servizio il collega Rosario Padovano. Dopo la grande conferenza programmata per questa sera, Francesca Valla fa il bis. La tata della televisione, originaria di Udine, divenuta famosa per le trasmissioni educative, domani pomeriggio, con inizio alle ore 17, sarà alla testa della pedalata organizzata con i bambini e le loro famiglie. La partenza è stata fissata da Piazzale Zenit. In una decina di minuti la carovana raggiungerà il faro di Bibione, simbolo della città balneare. E si freme a Jesolo per il concerto di Laura Pausini, la cantante italiana più amata al mondo, che si esibirà domani per la grande data zero del suo nuovo tour mondiale, un'altra grande star della musica che sceglie la località balneare veneziana per dare il via al suo prossimo tour mondiale. Dopo le date zero dei Capitani Coraggiosi, Baglioni e Morandi, di Elisa i concerti sold out di Ligabue, Biagio Antonacci, Neck, Max Renga e nuovamente dell'eterno Gianni Morandi e di Emma Marrone, ad essere protagonista nel centro balneare sarà questa volta la meravigliosa Laura Pausini, la cantante, come detto, più amata al mondo, capace di vendere oltre 70 milioni di dischi in carriera, ora pronta a salire sul palco del Palazzo del Turismo domani, venerdì 13 luglio, per la grande prova generale del suo Fatti Sentire World Wild Tour. Ebbene, quindi si freme con ospiti ovviamente che proverranno da tutto il nord Italia. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, linea che può tornare alla regia e passare in particolar modo alle nostre previsioni del tempo. Buon proseguimento sempre con la nostra programmazione, arrivederci. Venerdì, variabilità con nubi irregolari più insistenti sulle zone montane e schiarite più ampie in pianura. Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-alta 50-75% di piogge sparse e discontinue, con dei rovesci anche temporaleschi e significative pause. Temperature. Prevarrà un contenuto aumento. Venti. In quota dai quadranti nord-occidentali, deboli salvo qualche temporaneo moderato rinforzo sulle prealpi. Altrove generalmente deboli di direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi di carattere locale per brezze. Mare da poco mosso a quasi calmo.